Vuoi sentire una storia bestiale? Lui starnutisce e quando si emoziona diventa un animale. Non c'è scelta, è sempre casuale. Ogni starnuto è un guaio colossale. E ti sconfiscerai dalle risate. Con te o gli animali e le sue trovate. Achoo! Ma che sta succedendo oggi? Esploderà nessuno! Come? Non lo sapete? Oggi è San Valentino! Oh? Intendi? Quel San Valentino? Cioè la festa degli innamorati? Cioè la festa mia e di Crystal? Cioè l'occasione per dichiararci il nostro amore e mangiare cioccolatini insieme? Non vorrei deluderti, Teo, ma io non credo che Crystal provi gli stessi sentimenti per te. A me questa festa non dice molto, ma ogni occasione è buona per mangiare un mucchio di cioccolatini! Buongiorno! E buon San Valentino a tutti! Oggi sarà una magnifica giornata! Non è vero, preside? Certo, come no! Ecco, dobbiamo ringraziare la nostra cara preside che ci ha concesso di festeggiare scrivendo delle belle lettere d'amore! Beh, allora, vi lascio alla vostra stupida e inutile festa! La preside non ama particolarmente questa giornata. Storie di delusioni amorose, appuntamenti mancati. Bene, sul banco avete tutto l'occorrente per scrivere le vostre lettere. Vi lascio concentrare sulle frasi d'amore. Io intanto vado a prendere gli altri addobbi, a dopo! Che ci dovrei fare con questo? Sì, posso farcela. La conquisterò con una romantica lettera d'amore. Adesso a chi la scriverai la tua lettera d'amore, eh? A una vongola? Ho la sensazione di essermi trasformato in qualcosa di poco adatto alla circostanza. Ma questo odoraccio viene da me. Sì, Teo, sei diventato una cozza. E non puoi stare troppo tempo lontano dall'acqua salata. Per tua fortuna, questa è acqua di mare pura al 100%. Ecco, adesso posso dire addio alla mia lettera d'amore e alla mia Crystal. Conciato così, non posso più nemmeno tenere in mano una penna. Sta tranquillo, Teo, tu detti e io scrivo. Ok, ricapitoliamo. Prova a leggermi tutto dall'inizio. Mia adorata... Bene, e poi? Ecco, veramente saremmo arrivati qui per ora. Cosa? Vediamo. Mi piacciono i tuoi grandi occhi azzurri e profondi come il mare. Però, questa sì che è buona. Per me tu sei un po' come... La stella polare per il marinaio. Patatine, amore mio, gustose e piene di consigli d'amore per tutte le occasioni. Su ogni patatina c'è una frase romantica. Ma io preferisco mangiarle. D'accordo, dunque... Adesso devi darle un appuntamento ed è fatta. Ti aspetterò con il cuore in gola in cortile subito dietro la palestra. Così saremo da soli. Lascerò una bellissima rosa ad aspettarti. Noi ragazze adoriamo i fiori. Ti piace? Sì, perfetto! Stupendo! Attento, così la rovinerai tutta. Fammi un po' leggere. È la tua letterina d'amore, piccola cara cozza pulciosa. No, no, fermo! Sono cose private! Aggiungiamo giusto qualcosina. Manca anche la firma. Oh, qui ci vuole un tocco da maestro. Ehi, fatemi uscire! Sono una cozza attaccata al tuo cuore. Firmato il tuo puzzolente mollusco. Insomma, Stan, oggi è San Valentino. Non potreste almeno per un giorno dimostrare un po' di buon cuore? Ragazzi, ha ragione. Oggi è il giorno dell'amore. E il nostro pulcioso ha tutto il diritto di dare la lettera alla sua amata Crystal.
Aspetta, Stan! E ci penso io a spedirla immediatamente. No! Fermo! Ah, 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 ah. Ciao, ciao, bel piccioncino! Quello è un gabbiano, prego! Degli amori per i gabbiani. Credimi, non sono quello che sembro. E per giunta ho una gran fretta oggi. La prosside Amber, no! E ora, chi ha osato lanciare questo aeroplanino? Che per giunta odora decisamente di mare. Però che splendida lettera, piena d'amore e profumo salmastro. Devo avere un ammiratore segreto. Un avventuroso marinaio oppure un baldo lupo di mare. La preside ha la mia lettera d'amore! Ed è convinta che sia per lei! No, ma è terribile! Chissà se mi preferisce con i capelli sulle spalle o raccolti. Oh, mio spasimante! Ancora poche ore, finalmente ci incontreremo! Teo, hai un appuntamento con la preside Amber! Se ti fidanzi, metti una buona parola per quel distributore di merendine a scuola! No, no, aspettate! Su quella lettera non c'è il mio nome! Non devo andarci per forza! Hai ragione, ma quando la preside non troverà nessuno si arrabbierà. Sarà una tempesta in mare aperto, un uragano di punizioni, un tornado inarrestabile. Io non voglio esserci. Dunque, amici, vediamo un po'. Ho un appuntamento con la preside Hammer, che mi crede un suo ammiratore segreto e che quando scoprirà la verità... Oh no! Sono in trappola, non ho scampo! Ehi, ma che animale sei diventato? Assomigli tanto a mio zio. Sei una scimmia all'esula. Ah, sì, ma è fantastico! Presto, andiamo nello sgabuzzino di Marius. Mi è venuta un'idea. Oh, eccola qui, Marius caro. Lasci che l'amore la coinvolga. È una giornata così romantica. Si prenda una vacanza. Oggi la ricreazione durerà tutto il giorno. Godiamoci questa stupenda giornata dell'amore. Oh! Il marinaio misterioso è pronto per l'appuntamento. Siete sicuri che funzionerà? Eh sì, deve funzionare. Allora, ricorda, devi respingerla ma senza spezzarle il cuore. Abbiamo ripassato le frasi d'amore adatte. Le patatine, amore mio, sono al vostro servizio. E al mio. Coraggio, mettici un po' di sentimento, capitano. Oh, Flo, stiamo parlando della preside Hammer. Pronti? Pronti. Sta arrivando. Non ce la posso fare. Teo, tu non pensare che è la preside Hammer. Comunque, se proprio non riesci a scaricarla, ricordati il distributore di merendine. Non mi tranquillizzate per niente. Ma dove ti nascondi, mio misterioso marinaio? Eccomi. Non è la preside Hammer. Non è la preside Hammer. Finalmente! Oh, perbacco! Ma che bel marinaio! Aspetta, ora volo! Tra le tue forti braccia! No! Ferma! Tu sì che mi piaci! Sei un vero comandante autoritario! Ecco, devo dirti che... Non posso restare! Ciao! Non ho ancora avuto il tempo di conoscerti un po'. E tu già prendi e te ne vai. Beh, ecco, vedi, il dovere mi chiama, la mia nave mi aspetta.
Anche se il mio cuore è tuo. Sì, tuo. Taglio! È tuo! Ecco, sì, ti capisco. Anch'io ho la mia nave da comandare. L'amore non fa per noi capitani. Ma lasciami un'immagine per ricordare il tuo bel viso. Ma dov'è? Oh, mio dolce capitano! Ce l'hai fatta! Teo, sei un vero romanticone. Però non è stato facile. Teo, sei ancora in tempo per scrivere la lettera a Crystal? No, grazie. Per oggi ne ho abbastanza di lettere d'amore. Marius, chi le ha detto di poltrire così? Guardi che la squadra non si pulisce da sola! Al lavoro! L'ordine al suo capitano! Oh, quanto amo il mio lavoro!